Ben ritrovati in studio, proseguiamo con le nostre notizie. Una novità per quanto riguarda la viabilità un po' particolare. A distanza di 96 anni torna il collegamento ferroviario tra Bolzano e Mosca. In mattinata l'arrivo dei primi passeggeri provenienti dalla capitale sovietica. Dopo quasi un secolo, era il 1914, torna il collegamento ferroviario tra Bolzano e Mosca. È transitato in mattinata alla stazione di Bolzano il primo treno russo che percorre la tratta Mosca-Nizza. Il convoglio è composto da 12 vetture e due carrozze e ristorante. Ad accogliere i primi passeggeri russi scesi dal treno con destinazione Merano, il presidente della provincia Luis Durwalder e l'assessore alla mobilità Thomas Widmann, nonché il sindaco di Merano Günther Janut e una delegazione della Fondazione Borodina Merano, fondata l'anno scorso per sviluppare i rapporti tra l'Alto Adige e la Russia. Io sono convinto che dobbiamo collaborare non solo sul livello umano, nel senso di coltivare o di sottolineare la cultura e altri sistemi di collaborazione, ma credo che anche nel settore economico, sia per noi vino, mele, spec, però anche imprese, edili, forniture di cose che noi stiamo facendo qui, che questo porterà sicuramente un vantaggio alla nostra economia. E abbiamo già dei risultati che certi impiantisti, per esempio di impianti invernali eccetera, hanno ricevuto belli incarichi di eseguire lavori in Russia. Dunque una sorta di Oriente Express, un collegamento che combina la nostalgia con la modernità e che avrà sicuramente grande presa sui turisti, ha aggiunto l'assessore competente Widmann. Si è visto per esempio dall'Oriente Express che viene veramente usato, viene accolto e anche richiesto, perché è una cosa fantastica viaggiare con un treno di lusso per qualche giorno con amici, con la parentela, per vedere anche il territorio se il tempo è bello di giorno, ma anche lasciarsi veramente godere la vita nella culinaria e tutto quanto, perché c'è anche un staff molto molto abile, molto pratica, molto professionale che accompagna la gente su questo treno, e questa è una cosa differente di tutt'altro che c'è sul mercato. È prevista una corsa settimanale del nuovo treno che macina 3.279 km con partenza il giovedì sera da Mosca attraverso la Bielorussia, la Polonia, la Repubblica Ceca, l'Austria, l'Italia e la Francia. La durata del viaggio è di circa 50 ore. Arriva a Bolzano il sabato alle 7.08. Il treno riparte da Nizza la domenica sera con destinazione Mosca e ferma a Bolzano il lunedì mattina. Con il primo viaggio sono scesi a Bolzano una rappresentanza del Parlamento russo, guidata dal senatore Sergei Shevligin, imprenditori, nonché la consorte del presidente delle ferrovie russe Yakunin.